Che dire? Benvenuti, eccoci qua, Sportive Digitali, Empowerment, Formazione, Dual Career. Ringraziamo la Federazione Italiana Pallacanestro e il CONI per il patrocinio al progetto e i nostri media partner che sono sportdonna.it, olorand.net, basketinside.com, elfootball e We Are Female Athletes, che salutiamo. Perché ho detto prima Federazione Pallacanestro di CONI questa volta, non me ne vorranno gli altri, perché parliamo di basket oggi, bellissimo. Finalmente. Finalmente parliamo di basket con Mary Sbrizza, che salutiamo e alla quale diamo il benvenuto alla nostra trasmissione, chiamiamola, possiamo chiamare trasmissione, Sì, insomma, certo. Ciao, Raffaele. ormai Ciao. dopo svariate puntate. Trasmissione. Facciamo subito un saluto, anzi io faccio un saluto al gigante Raffaella Vasciadri, che in questo momento è in ritiro con la nazionale femminile in partenza per la Spagna, fantastico. E poi questa è stata una settimana veramente entusiasmante in questi ultimi giorni, tant'è vero che io adesso ricaccio fuori questa reliquia e Oh, mamma mia. saluto le azzurre, sia che sono in ritiro, sia le azzurre di Andrea Capobianco del 3x3, che hanno veramente centrato questo grande Bravissime. risultato. Chiara Rae, io non so, non lo sai, non Rai. Rae, Sara, Giulia e poi ancora Giulia e Marcella e Andrea, naturalmente, che insomma salutiamo con grande affetto, un amico oltre ad essere un grande coach. E naturalmente possiamo salutare anche tutti quelli che sia partiranno, che si imbarcheranno verso Tokyo, ma che hanno seguito il percorso, quindi Angela Damoli, insomma, tutti, Giancarlo Migliola, tutte le persone, Gaetano La Guardia, tutte le persone che hanno seguito, insomma, il progetto del 3x3, che adesso in questo momento sta veramente prendendo grandi soddisfazioni, soprattutto centrando questa qualificazione olimpica. Per noi che siamo nel mondo della pallacanestro, è veramente un Dopo grande. 17 anni, dopo Dopo 17 17 anni il basket 17 femminile. porta bene, 17 porta bene, Esatto. grazie Mascia. Il mio giorno di nascita, 17. Bene. Vedi? Ale, stai attenta Beh. perché oggi, secondo me, le domande ce le fa Mary a noi, non il contrario. Esatto, ha già cominciato a farci delle domande mentre preparavamo la puntata, e infatti abbiamo pensato, detto, vabbè, sarà Mary che farà le domande a noi. Invece io lancio, ti passo la palla, Raffa. Tu sei prontissima perché ti stai, vabbè, non dico che ti stai Sempre. allenando un pochino. No, mi sto allenando a dire la verità, senza un pochino, per farmi Brava. passare anche il tempo tra un allenamento e l'altro delle ragazze e soprattutto per tenermi un po' in forma, perché qui se no si fa palestra, ristorante, ristorante, palestra. Allora mi alleno, mi sto allenando. Bene, e questa è una cosa. E quindi sei pronta a ricevere il mio assist e fare canestro con le domande per Mary. Via, a te la palla. Grazie Ale e benvenuta Mary. Io e Ale siamo molto felici perché finalmente parliamo di basket. E quindi, vabbè, la prima domanda è ovviamente molto scontata, un po' come l'abbiamo fatta a tutte le altre. Come è nato il tuo amore per la pallacanestro e se c'è stato qualche sport prima o insomma, come sei arrivata alla pallacanestro? Allora, prima di iniziare a giocare a basket, durante le scuole elementari ho praticato ginnastica artistica, essendo io una ragazza, insomma, una bambina già abbastanza alta, ma ho praticato ginnastica artistica e anche nuoto, quindi due sport un po' basilari, insomma, anche della formazione del corpo, ecco. E durante le scuole medie avevo delle compagne di classe che facevano pallacanestro a San Martino di Lupari. Io, insomma, facevo le scuole medie conservatorio, era un polo a Castelfranco Veneto, perché tanti, insomma, ragazzi anche dai paesi o anche dalle province vicine venivano per questa scuola, diciamo, di musica. E una mia compagna di classe era proprio da San Martino di Lupari. Un pomeriggio dovevamo, insomma, solo fare i compiti, sono andata a casa sua per studiare, appunto a San Martino. E poi, insomma, blocca subito i compiti. Mi ricordo questa sua espressione: oggi mi sono dimenticata, ho allenamento di basket, devo andare a basket. E insomma, gli ho detto: no, non preoccuparti, insomma, ti accompagno, insomma, resto lì a vedere il tuo allenamento. Quindi io prima non, insomma, non ho mai praticato basket, non ero andata mai, insomma, a vedere
una partita dal vivo, ecco, ne vedevo in televisione, come tanti altri sport che mi piacevano comunque. E sono arrivata a questo palazzetto, tra l'altro era un palazzetto molto grande con tanti spalti, ero da sola, insomma, sugli spalti a vedere questo allenamento, e l'allenatore, che tra l'altro, insomma, si chiama Pierluca Petrin, allena tuttora San Martino di Lupari, insomma, fa il vice della 2, e mi ha detto se volevo provare. Io ero più o meno sì, in tuta, ecco, in abbigliamento sportivo, e io ho detto di sì, e da quel giorno non ho più smesso, proprio da quel giorno, insomma, un pomeriggio durante la mia prima media, ecco. Bene, quindi dai, è una cosa improvvisa, ecco. Un amore a prima vista. Cosa che ti ha colpito di più? Mi ricordo che sicuramente il fatto di vedere, di essere un sport di squadra, a mio avviso, cioè sono entrata in questa palestra e vedevo tutte queste ragazzine della mia età che, insomma, insieme avevano un obiettivo, cioè era quello di fare canestro, e poi anche forse la sfida che c'era, perché iniziare in prima media non è sempre facile, cioè c'erano tante mie compagne di squadra che sapevano già palleggiare molto bene, sapevano fare canestro. Io mi ricordo i primi allenamenti che non facevo naturalmente mai canestro e contavo quanti canestri facevo, e poi andavo a casa, mamma, tutto l'allenamento, due canestri, un canestro. Forse anche quella sfida, che in realtà io non ero già brava appunto a fare questo sport, era una cosa nuova per me, però mi piaceva l'idea di passarsi questa palla, di avere un obiettivo che era tra l'altro sopra di te, quindi bisognava lanciare in alto, correre per il campo, e anche che tutti devono attaccare, difendere, insomma, forse questa continuità del gioco mi piaceva molto, e quindi ho sempre ammiravo tantissimo le mie compagne di squadra, erano sempre un modello per me, e lo sono state sempre per i primi anni, insomma, della mia carriera cestistica, ecco. Diciamo che hai fatto praticamente, hai avuto lo stesso mio inizio, perché anch'io ho iniziato in prima media, quindi anch'io, oltre a avere difficoltà nel far canestro, era proprio per me il palleggio era la cosa più allucinante. Io che ho iniziato alle elementari non ho avuto la stessa vostra fortuna, probabilmente il segreto era aspettare la prima media. Iniziare qualche anno dopo. Vabbè, Mary, tu hai, vabbè, diciamo, iniziando in prima media hai saltato appunto il mini basket, dove si gioca con i maschi, ma per te c'è mai stato, tra virgolette, problema sul fatto che il basket potesse essere uno sport, tra virgolette, da maschi, oppure? No, infatti tanti, insomma, me ne sono resa conto dopo, cioè quando, insomma, alle superiori, forse addirittura quando, insomma, ho iniziato a giocare al college o dopo, che è uno sport, insomma, in cui è praticato più dai maschi che dalle femmine. Quando ho iniziato, forse anche perché ho iniziato proprio a San Martino di Lupari, dove tutte le bambine prima o poi passano per la pallacanestro. Quindi era una città, insomma, devota allo sport e a questo e alla pallacanestro. Tra l'altro io ho iniziato a giocare a basket e dopo il mio allenamento c'era l'allenamento dei ragazzi della mia stessa età, e spesso capitava che facessi anche, insomma, l'allenamento dopo, magari aspettando i genitori che ti vengono a prendere, e, insomma, io li aspettavo mentre mi allenavo con gli altri ragazzi, e poi arrivava mia mamma e prendevo le cose e andavo. Quindi ho sempre visto che la pallacanestro come uno sport che sia i maschi sia le ragazze potevano fare, insomma, non ho mai sofferto, ecco, questa cosa come uno sport prettamente maschile. E vista anche la tua esperienza da telecronista, appunto, vogliamo un po' sfatare questo mito, appunto, che il basket maschile e femminile siano due sport differenti? Sì, secondo te? Allora, cioè, a me piace pensare alla pallacanestro in generale, forse anche l'esperienza in America mi ha aiutato molto, tra l'altro lì. Sai, quando insomma, si cammina per strada qui ti chiedono giochi a pallavolo, ecco, invece anche in America capitava spesso che ci chiedessero se giocassimo a basket, insomma, è una cosa che mi sono portata dentro anche dopo, anche arrivata in Italia, sai, io ho sempre visto come la pallacanestro anche uno sport, insomma, femminile, forse anche vivendo in Veneto, dove ci sono delle grandissime realtà come Schio, Venezia, San Martino, tantissime squadre di A2. Sì, diciamo che si può un po' sfatare questo mito. A me piace pensare come la pallacanestro come uno sport unico. E certo, ci sono c'è un gioco un po' diverso a volte, diciamo che schiacciata, come sappiamo bene, non si vede la pallacanestro femminile, anche se, insomma, le cose stanno un po' cambiando, come sappiamo.
e magari ci sono certe, come gli alley-oop, appunto la schiacciata, che magari mi sfidano meno. Però lo sport, cioè la pallacanestro è sempre uno sport di letture a mio avviso, quindi è logico che se ci sono certi mezzi atletici io posso passare la palla alta a Tocumbo, a LeBron James che può schiacciare la palla. Certo che se io ho Greener o Cuyer, che è la giocatrice di Ragusa, posso anche a lei passare la palla alta e quindi in caso anche lei può schiacciare. Quindi insomma, a me piace passare la pallacanestro come un gioco di lettura in cui i giocatori cercano di fare la scelta migliore in campo, che siano maschi che siano femmine. Esatto, bellissima questa definizione, questa visione che dovrebbero avere un po' tutti. Ascolta, hai parlato della tua esperienza in America, sei stata lì a fare il college. Com'è stato il tuo percorso scolastico? Lo fare sport ad alti livelli in Italia ti ha impedito di raggiungere qualsiasi tipo di studio, oppure anche semplicemente difficoltà nelle scuole medie, scuole superiori, e poi perché hai fatto la scelta di andare in America a fare il college? Grazie della domanda, è un argomento di cui mi piace anche parlare spesso, perché mi piace incoraggiare anche i miei studenti o comunque i miei atleti a focalizzarsi sia sullo sport che sullo studio, meglio, sia sullo studio che sullo sport ugualmente. Io ho frequentato il liceo classico e era una scuola sì impegnativa, però ho sempre visto, non ho mai visto lo sport come un impedimento e non ho mai visto il liceo classico come un impedimento alla mia carriera sportiva. Erano due cose che volevo fare, che mi piaceva fare e che ho sempre trovato il tempo di coltivare fin da subito, ecco. Certo, devo dire che avevo dei professori anche entusiasti, erano contenti che io fossi una giocatrice di pallacanestro, spesso mi chiedevano come fossero andate le partite o io raccontavo delle finali, insomma, all'Interzona. E insomma, hanno visto questa mia capacità come un plus, non come un minus, come spesso magari può accadere. E quindi per me, certo, tutto parte dall'organizzazione e dalla volontà, cioè se a me piacciono tutte e due queste cose, so che sono importanti per me, voglio farle bene, e quindi organizzarsi lo studio, organizzarsi la giornata, cercare di avere pochi tempi morti. Certo, quelli erano i momenti pre-social, erano dei momenti, insomma, i social non c'erano, tra l'altro. Sì, io i social sono arrivati, diciamo, quando sono arrivata in America, ecco, mi sono fatta il mio primo profilo Facebook consigliata da una mia compagna di squadra, era il 2006-2007, quindi sono anche una delle prime persone che, italiane probabilmente, che se l'è fatto, però insomma. E una cosa importante, sì, per me è stata sicuramente l'inglese, e lì devo ringraziare, insomma, anche le mie sorelle, ho due sorelle più grandi. Insomma, mia sorella Chiara è sempre stata molto brava a parlare inglese, era sempre un modello per me e avevo anche dei bravi professori, sia alle medie che alle superiori. E quando ho avuto l'opportunità di andare in America, ho fatto questi due esami di inglese e ho preso, insomma, questa borsa di studio e sono partita per l'Oregon. Ecco, è tutto partito, diciamo, da un camp di pallacanestro che ho fatto durante le scuole superiori. Ho parlato dell'inglese proprio per questo, perché senza la mia conoscenza dell'inglese probabilmente non sarei andata in Oregon. Durante l'estate, durante le scuole superiori, appunto, è un momento in cui le società non fanno allenamento, è un momento di stop, ecco, e io volevo diventare una giocatrice migliore e fare un camp serio. E, insomma, c'erano tante opzioni, ci sono tanti camp che vengono offerti in Italia, quelli, insomma, con la piscina, il mare, le montagne, le escursioni. Io no, ho detto voglio un camp in cui si faccia basket da mattina a sera, e c'era questo, insomma, il fidanzato di mia sorella a quel tempo, poi è diventato, insomma, marito, era anche lui un giocatore di pallacanestro, mi ha consigliato questo camp di sportivi al VBSC in cui si faceva basket da pre-colazione a post-cena. Io ho detto quello è il posto per me, tra l'altro a Sportiglia, quindi in mezzo a queste colline vicino a Forlì, è un posto in cui tante nazionali fanno i ritiri perché non c'è assolutamente nulla, quindi sono arrivata, mi ricordo, con la mia famiglia e mia sorella in questo posto bellissimo in mezzo alle colline, e i miei genitori ci hanno lasciato lì, abbiamo fatto basket da mattina a sera. È bello perché erano tanti allenatori, anche tanti atleti da tutto il mondo, proprio un allenatore americano,
E in questo camp, il primo giorno, si fanno dei draft, ci sono delle scelte, o meglio, tutti gli atleti giocano, cioè delle partite 5 contro 5 con un numero appeso, quindi hanno, tutti hanno un numero, e quindi tu è un momento di esibizione, diciamo, tu devi giocare con questo numero appeso, con tutti i coach che ti guardano. A fine della posto. Esatto. E a fine della serata, poi, tutti i coach si riuniscono, e c'è una lottery, quindi proprio come in NBA, c'è un coach che prende la prima scelta, e ho saputo che un coach americano aveva scelto me. E quindi, insomma, durante la giornata è previsto l'allenamento, poi la sera ci sono i vari tornei con i coach e le proprie squadre, e ogni coach ha la propria squadra con gli atleti che ha scelto nel draft. E io sono stata scelta da questo coach americano, avevo altri compagni di squadra italiani, comunque lui parlava solo inglese, ero durante la terza superiore. E lui, e io traducevo i time out ai miei compagni, e quindi il coach americano è stato questo coach Mario De Jesu, con cui mi sento ancora, ci siamo anche rivisti di recente quando sono tornata in America. E questo coach, insomma, mi ha subito, sono stato stupito, cioè tu sei, parli bene inglese, mi capisci, traduce gli altri. Da lì poi sono ritornata a questo camp e lui mi ha sempre detto ogni estate tu devi venire a giocare in America, tu devi venire a giocare in America. E lui ha parlato con Bev Smith, insomma, l'allenatrice dell'Università dell'Oregon, e Bev è venuta a vedermi qui in Italia e poi mi ha detto tutti i vari step da fare per, insomma, andare lì all'università, all'University of Oregon. E, ho passato gli esami d'inglese, l'SAT e il TOEFL, e poi, insomma, sono partita. Ecco, quindi dico sempre agli atleti o anche ai miei studenti, studiate bene l'inglese, ma, insomma, non lasciate la vostra passione, insomma, rovini un'altra o vada ad intralciare un'altra passione, si possono fare tutte bene, ecco. Bellissimo, proprio, sì. Bella fatto con l'esperienza diretta, quindi meglio di così, insomma, voglio dire, una testimonianza così forte. Esatto. Dopo tu sei ritornata in Italia e ti sei anche laureata in Italia. Sì, esatto. Quando c'è stata, insomma, San Martino, quando io ero alle superiori, insomma, durante questi anni siamo passati dalla Serie C, io avevo fatto l'esordio in Serie C a 15 anni, e poi siamo passati B2, poi dalla B2 alla B1, e mentre ero in America la squadra è andata in A2, quindi, insomma, aveva raggiunto, diciamo, lo stage nazionale San Martino di Lupari, e nel 2009 sono tornata in Italia e ho trasferito i crediti dell'università americana all'università italiana a Padova, insomma, l'università di Padova, vicino a San Martino di Lupari. E quindi, insomma, ho iniziato scienze motorie, ho dovuto un po', ecco, di 3 anni me ne è stato riconosciuto uno, però, insomma, più o meno mi sono rimessa a pari. Ho preso dopo un anno, insomma, la laurea triennale, mentre giocavo in A2. E poi, insomma, mentre giocavo in A1 ho fatto anche la magistrale e nel 2015 mi sono laureata come dottoressa in scienze motorie, ecco. Scienze motorie, però anche poi dell'attività, se non sbaglio, preventiva. E adattata, esatto. C'è questo, insomma, titolo un po' particolare, però in realtà la facoltà, insomma, il corso di laurea che viene offerto a Padova a me comunque piaceva molto, perché l'attività per il paziente malato, disabile, l'adulto con problemi, il bambino con difficoltà motorie o anche cognitive, quindi, insomma, la capacità di saper far muovere, insomma, anche qualcuno con qualche difficoltà, quindi aiutarlo nel suo percorso, ecco, di atleta, ma anche di persona che ha bisogno, insomma, di un benessere psicofisico. È bellissimo anche questa parte della tua vita, del tuo lavoro, perché infatti anche da quando ti conosco ti ho sempre vista prenderti cura di queste persone e anche dei bambini, e credo che, dimmi ovviamente se sbaglio, che sia una soddisfazione enorme, ecco, appunto, sia a livello chiaramente fisico, che quando vedi loro fare dei miglioramenti, ma poi anche a livello mentale. Tu come ti approcci a queste situazioni? Nel senso, ovviamente hai studiato, ma credo poi che anche il rapporto umano sia molto importante. Per me l'empatia è fondamentale, sia quando
mi rapporto con un bambino della scuola materna, sia quando mi rapporto con un bambino delle elementari o delle medie, sia nel mio essere una docente che nel mio essere un'allenatrice. L'empatia è fondamentale, cioè cercare di mettere a proprio agio il bambino o l'atleta e scoprire che ogni bambino dentro di sé comunque ha un tesoro. E mi ricordo sempre che il mio allenatore, appunto quell'allenatore che mi ha chiamato sugli spalti, non so, ha visto in me qualcosa recente, mi ha detto che aveva visto in me degli occhi, insomma, curiosi di questo nuovo sport. E a me piace pensare che anch'io posso essere quell'allenatore per qualcun altro, che insomma c'è sempre questa fiammella dentro ogni bambino che si può coltivare, ecco. Non necessariamente deve essere la pallacanestro, ma anche l'amore per un altro sport, o per una passione, per l'arte, per la musica. Quindi, sì, diciamo l'empatia è l'aspetto fondamentale, a mio avviso. Guarda, questi occhi lucenti mi hanno veramente fatto venire in mente un'immagine che poi appunto adesso ho anche una curiosità, insomma, la domanda successiva. E l'immagine è quando praticamente tu ti sei ritirata e a tutta età stavamo giocando contro e quindi praticamente poi hanno chiamato me capitana di Schio insieme al tuo presidente che salutiamo perché veramente è una persona splendida e niente, io ho visto veramente l'emozione non solo chiaramente del presidente della società ma anche di tutta la comunità, di tutta la famiglia delle Lupe, dagli adulti ai ragazzini e ai bambini, nel riconoscere in te veramente un esempio e anche una figura importante all'interno appunto comunque di una realtà cestistica piccola, tra virgolette. Però anche il fatto di essere stata sempre fedele, parliamo anche di fedeltà, di un valore importante ad una società, cioè ti ha reso secondo me ancora una persona più grande, una persona veramente autentica. Tu come hai vissuto, cioè cosa vuol dire per te, cosa ha voluto dire per te vestire per così tanti anni la maglia delle Lupe? Innanzitutto grazie Raffaella di quello che hai detto e anche di quello che hai ricordato, perché insomma ricordare quel giorno ho comunque ancora un po' di emozioni, di brividi. Diciamo sì che anche negli ultimi anni della mia carriera ero sì la capitana delle Lupe, ma ero anche un'allenatrice, ero istruttrice mini basket, quindi io ero diciamo un simbolo per la squadra della Uno, ma ero anche un'allenatrice per tante bambine ed era bella questa comunione che c'era. Cioè io insegnavo durante la settimana alle bambine e dopo loro venivano a vedermi giocare a campo. C'era certo questa sorta di condivisione della passione dei colori giallo-neri. E per me, insomma, quella stessa all'inizio era curiosità di un mondo nuovo quando ero in prima media. Poi c'è sempre, però quella curiosità è diventata passione, è diventata impegno, è diventata identità. Cioè io mi sentivo parte, mi sentivo legata indissolubilmente a questi colori e volevo sempre insomma il meglio per Sartino, ma insomma è quello che ogni capitano vuole e anche insomma ogni giocatrice si vuole sempre che la propria società abbia successo. Ed è bello il fatto forse che io ero anche ecco un'allenatrice per le bambine più piccole, quindi ero un punto di riferimento anche per loro. Per me essere rimasta a San Martino ha significato tantissimo, perché iniziare in quella società, vedere come è cresciuta, poi forse come ti ho detto, è passato dalla C alla Serie A 1 e non c'è storia più bella, cioè non è che sono arrivata in una società, sono stata sempre nella società della 1. Certo. È una società, ho stato 20 anni, una società di Serie C, ecco, invece sono cresciuta anch'io come è cresciuta la società. È passata dal presidente Gordiano al presidente Giuriatti, sono due persone insomma importantissime per me, per la mia carriera, e vuol dire tanto. E poi sì, c'è stata questa maglietta ritirata che è stata una grande emozione, ma lo è sempre adesso quando torno in palazzetto, vedere il mio nome lì e pensare che ci rimarrà per sempre, che anche insomma i bambini in futuro vedranno quel nome lì. È stata insomma un onore unico veramente, perché
hanno, insomma, è un modo sì di riconoscenza, però in realtà ero molto io riconoscente verso quei colori più che loro verso, cioè è stata una cosa sì sorprendente in realtà per me, e l'ho detto anche di recente, quando io giocavo pensavo sempre a noi, sempre agli altri, alla squadra, al fare bene, insomma, per vincere più partite possibili, a cercare di far divertire i tifosi, di essere un punto di riferimento per le bambine, per le famiglie, e quindi si gioca sempre per il nome che sia davanti, più che il nome per il nome che sia dietro. Però dopo alla fine è stato il mio nome che, insomma, è stato messo lì sopra il palazzetto, quindi c'è stato veramente un cambio, insomma, una condivisione unica di passione per la pallacanestro, insomma. Beh, anche perché effettivamente hai veramente dato tantissimo alla società, sia dentro che fuori dal campo, e poi, insomma, vedendolo da fuori, quando arrivi a San Martino hai proprio, respiri proprio il profumo di famiglia, ecco, cioè c'è proprio un clima bellissimo, dove si vede che tutti collaborano con tutti e sono tutti felici, ovviamente, dei risultati che ognuno e dei traguardi che ognuno riesce a raggiungere, sia a livello individuale che poi dopo chiaramente di squadra. Passiamo un po' al presente. Tu ovviamente sei rimasta nel mondo dello sport, quali sono i tuoi impegni attuali, cosa stai facendo e quali sono poi le tue prospettive per il futuro? Allora, attualmente io, insomma, vivo in provincia di Venezia, sono responsabile mini basket e allenatrice in una società a San Donà di Piave, quindi del New Basket San Donà, e quindi questo sto allenando tuttora, alleno un gruppo di gazzelle, e, insomma, esordienti, e un gruppo di under 13, quindi, insomma, proprio la mia età, ecco l'età in cui ho iniziato anch'io, anche lì c'è un gruppo misto, maschi e femmine, e poi sono, insomma, fino a poco tempo fa impegnata, insomma, collaboravo con la Lega Basket Femminile per i commenti tecnici, il bordo campo, quindi, insomma, e qualche iniziativa social, insomma, la finale scudetto bellissima è finita poco fa, e sono sempre insegnante, quindi adesso ho l'impegno degli esami di Stato, insomma, fino a fine giugno, e, insomma, ecco. Poi, insomma, gli impegni, dopo farò un progetto di sport in inglese, quindi un progetto con fondi europei, PON, quindi sono questi progetti, insomma, che l'istruzione, ecco, il Ministero dell'Istruzione può fare, e quindi farò questo progetto di sport in inglese per i bambini della zona, e poi non si sa mai che qualche emittente televisiva mi chiami a commentare le Olimpiadi, io sto attendendo. Brava, brava, bravissima, e questo canale è proprio... praticamente. Esatto. Allora ti faccio una domanda un po', ma sei più severa da telecronista o da professoressa? No, da professoressa, dai. Sì. Diciamo che, insomma, professoressa bisogna essere il giusto, insomma, anche lì il giusto equilibrio. Ok, a me è piaciuto molto, una volta una mia studentessa ha detto: Mary è molto gentile ma severa al punto giusto. E bene. Quindi mi ha detto con questi aggettivi, io ho letto questo suo brano e sono stata molto contenta, perché ho detto sì, sono molto gentile, è vero, ma sono severa al punto giusto. Insomma, ci vuole anche un po' di disciplina, ma insomma anche il sorriso, insomma c'è un giusto equilibrio. Quando invece sono commentatrice sono molto positiva, mi piace sempre, insomma, non mi piace giudicare, ecco. Poi, soprattutto perché ci sono passata anch'io, io non so, la vedo un po', non ci sono mai canestri troppo facili o situazioni troppo facili in campo. Anche, insomma, quel canestro che non si può sbagliare assolutamente. Insomma, c'è sempre tensione, c'è sempre, non voglio mai giudicare, ecco, non sono severa quando commento. Meno male che ci sono telecronisti come te, perché sennò chissà dove comunque finirebbe. Una cosa, lei allena le gazzelle, io ero una libellula. Mamma mia! Che non so neanche se esiste ancora. Sì, sì, esiste. La libellula, Raffaella, ti rendi conto? Io? Tutte ci siamo passate da lì, anch'io ero una gazzella. Mio padre mi prende in giro. Tu hai iniziato prima e quindi sei stata anche una libellula, noi no, io e Mary no.
Esatto, tra l'altro qui a San Donà ho iniziato appunto anche, era una società maschile, ma io insomma e altri insomma con gli altri miei istruttori abbiamo iniziato anche il settore femminile, adesso c'è un under 13 e il gruppo Gazzelle, ma l'anno prossimo voglio fare anche il gruppo Libellule per le bambine come... Verrò a fare allora, la madrina. Alessandra sarà testimonial della squadra Libellule. La madrina vestita da Libellule, con tutti i reali. Esatto. Esatto. Ale, lascio te la parola. Dunque, intanto ringrazio Mary che ha fatto questo post sbagliato, perché ha detto due grandi dello sport. L'unica grande dello sport è Raffaella Vasciadri. Grazie, Vasciadri. Scusate, fatemelo usare questo pollice perché... Insomma, è un bel ricordo. Tra l'altro è un po' paradossale perché io odio i pollici alti, soprattutto quando... Cioè, ma non WhatsApp, lo posso mettere... No, alto, basso, quello che sia, però lo odio come risposta, nel senso che se mi devi dire sì, mi rispondi sì oppure ok, no, pollice alto. Ok, allora dobbiamo tenerlo a mente, Alessandra, nei messaggi WhatsApp non si può rispondere. Nelle versioni precedenti, questo mi pare che fu quando hai lasciato e mi pare che avevamo fatto i cuori nel raduno precedente. Sì, no, vabbè, quello ovviamente è diverso, però... Questo pollice... Precisiamo, vabbè, chiuso il mio excursus. Allora, Mary, ci hai già parlato del tuo avvicinamento ai social media. Ho visto, e guarda, diciamo probabilmente dopo Sofia Montagna, probabilmente la più attiva nelle condivisioni delle puntate di Sportive Digitali, prediligi sicuramente Instagram, da quello che ho capito, no? Sì, allora Instagram mi piace molto e a me piace, io seguo parecchie persone perché mi piace lo sport a 360 gradi. Quindi mi piace seguire anche eventi live, quindi magari sono a casa, vedo una partita di qualche sport, magari anche secondario, non so, una partita di hockey durante l'inverno, una partita di beach volley. E c'è un atleta che mi piace particolarmente, questo modo di giocare, un atleta particolarmente bravo, io vado subito a seguirlo nei social perché voglio capire insomma che personalità ha, come si allena, che passioni ha, e quindi mi capita spesso di seguire persone nuove, sportivi, e mi piace seguire, quindi Instagram sì, diciamo è il social che uso di più. Tu sei una TikToker? No, non sono una TikToker ancora, anche se mi piace molto ballare. Sì, no, sto facendo niente, sono quelle giovanissime che utilizzano TikTok. Io ce l'ho, ma... Marta Pagnini, che salutiamo, perché... Chissà dove è finita Marta. Dovremmo fare una puntata dove compare... Sì, la reunion, prima che partite facciamo questa riunione. E adesso le fatidiche domande della chiusura della puntata, che non sono più le domande... culturalmente insomma sfogliabili come quelle sui libri, ma abbiamo deciso di virare l'attenzione sulle varie serie. Tu sei una masticatrice di serie televisive? Allora, io ho Netflix, sì, seguo qualche serie TV, attualmente Chicago Fire sicuramente, quindi mi piace, è una serie TV che va avanti da un po' di tempo. E sono ambientata a Chicago, naturalmente con i Vigili del Fuoco, varie cose che succedono, e secondo me pur avendo tante stagioni insomma riescono sempre a beccare attori giusti, nuovi o qualche dinamica particolare. Poi sicuramente mi piace molto Suits, quindi quella, la serie di avvocati insomma di Manhattan, quindi molto bella. Io ho il mio capo nel mio ufficio, dove insomma la mia agenzia, che lo chiamo Louis Litt perché è simpatico come lui, ci somiglia anche un po'. Sì, diciamo queste due adesso. Poi sto seguendo anche un'altra serie che si chiama All American, ma dovrebbe insomma è una serie americana che parla tra l'altro della storia di un ragazzo americano che lo conosco perché ha fatto con me l'Università dell'Oregon, lui era un giocatore di football. E raccontano la sua storia, insomma, quindi dalla high school, quindi dalla scuola superiore,
adesso è l'ultimo anno di scuola superiore, quindi fra poco nella serie TV probabilmente arriverà la University of Oregon, dove poi insomma l'ho conosciuto anch'io. Esatto, quindi tu potrai vedere quello che hai vissuto, vedi. Ma esatto. Lo sai che oggi è il Loki Day? Cos'è oggi? Marvel, Loki Day. Oggi praticamente esce questa nuova produzione Marvel su Loki, che è il fratello di Thor. Vabbè, niente, una divagazione. No, Marvel non sono esperta. Mary, siamo ignoranti entrambi e Alessandra su questo è imbattibile. La settimana scorsa l'abbiamo buttata su Lucifer, esatto. I commenti, oggi la buttiamo su Loki, visto che oggi esce questa serie per il nuovo. Ecco. Niente, dopodiché la cosa che ci interessa, e siamo arrivate fino alla fine della puntata, per sapere che tipo di musica ascolti. Praticamente abbiamo fatto tutta la puntata perché noi siamo appassionate di musica. Allora, adesso, c'è un aspetto. Io ascolto la musica a seconda dello stato d'animo, quindi io posso andare dal metal, che passiamo dai System of a Down, anche il reggaeton. Quindi sono proprio 360 gradi, molto eclettica per quanto riguarda la musica. Posso arrivare da Billie Eilish a musica italiana, come possono essere i Maneskin. Quindi proprio tutto. Poi tra l'altro mi piace molto ballare, quindi tutta la musica orecchiabile, commerciale, vado di lusso, insomma. Ma fai anche delle playlist per i ragazzi mentre li alleni? Non ancora. Quello non ancora. Ci manca anche quello. No, potrebbe essere un'idea, no? La playlist. Sì, tutto anche tutto un progetto di mini basket con la musica, quindi in cui si palleggiava a ritmo di musica. Sì, può essere un'idea, certo. No, considera che poi ci sono dei brani naturalmente che hanno un intervallo di tempo, no? Per esempio ci sono le compilation che vengono, le playlist, chiamiamole così, playlist che vengono messe insieme perché devono essere utilizzate mentre si corre, perché hanno praticamente il ritmo che è simile alla giusta andatura, no? Quindi tengono il ritmo sull'andatura della corsa, e quindi potrebbe essere un'idea magari studiare questo intervallo di tempo di determinate canzoni per poter accompagnare le sessioni di palleggio. Io e Mary ne abbiamo fatte milioni in nazionale giovanile di queste cose. Non mi ricordo, c'era con Renato Nani, ma dopo c'era anche proprio il responsabile, se non mi ricordo il nome, ma che proprio ci faceva allenare e ci faceva fare gli esercizi con la musica, esatto. Di difesa, di attacco, tutto. Sì, però sì. Immagina se poi dopo la puoi pubblicare questa playlist su Spotify, ti apri un tuo profilo personale Spotify, insomma, vabbè, ti ho dato anche un altro elemento che puoi utilizzare. Io direi di fare un saluto alle azzurre. Se tu dovessi salutare le azzurre che vanno a Tokyo, intanto le azzurre che partono domani per la Spagna, e poi le ragazze di Andrea Capobianco che si preparano per Tokyo. Un messaggio. Allora, in bocca al lupo a tutte e due le squadre, cioè come ha detto Masha, 17 anni dall'ultima volta che una squadra è andata insomma alle Olimpiadi, è un sogno che loro non possono immaginare l'emozione che hanno avuto loro, perché noi da casa avevamo i brividi per loro, quindi un super in bocca al lupo e grazie insomma che avete portato l'Italia alle Olimpiadi, è il sogno di ogni sportivo. E in bocca al lupo alle azzurre della pallacanestro insomma 5 contro 5 per l'europeo, è un europeo che insomma non vediamo l'ora che inizi dopo una finale scudetto così bella. Tra l'altro di recente ho visto che il ranking dell'Italia è sesta, quindi siamo secondo me nel punto giusto, perché quando ti danno un ranking che sei già 1, 2, 3, insomma hai la pressione della medaglia, invece sei sesta, è come dire noi ci crediamo che possiamo scattare il quinto e il quarto, possiamo arrivare lì. Quindi, insomma, non vedo l'ora di vederli in campo, ecco. Bene, un saluto a Arcallino Lardo, naturalmente, salutacelo te, Raffaella. Ok, ben volentieri. Vabbè, ragazze. Però, prima di chiudere, Ale, visto che io e Mary l'avevamo, anzi Mary l'ha proposto e io ho accettato, devi fare una cosa, devi chiudere tu la puntata. Oddio, che cosa devo fare? Devo tirare a canestro? Ah, certo! Indietro, vai con... Però,
Io davvero la cellula, facci vedere. Ok, è probabile che cada, però, eh? È andato dietro. Ecco, niente. Ve l'ho detto che non era fissata, però esatto. Ok, quindi con la mini palla, con la size 3, giusto? Neanche esatto. Con quella sono riuscita a fare canestro. Niente, come vedete, meglio mettermi a scrivere, che mi riesce un po' meglio, credo che mi riesca un po' meglio. Va bene, Mary, Raffa, è stato un piacere. Ragazze, io spero di vedere Mary presto, forse ci vedremo presto, ce lo diciamo quando chiudiamo i microfoni. Raffa, noi ti abbracciamo. Grazie. In bocca al lupo per la tua avventura, insomma, che stai vivendo in questo momento e che domani vivrai con la partenza. Un saluto a tutti e ci vediamo prestissimo su questi schermi, no? Con sugli stessi schermi. Mando il nostro stacchetto e vi do appuntamento alla settimana prossima. Grazie, Mary. Ciao. Ciao.